Buonasera a tutti, benvenuti in diretta dalla Galleria Vittorio Emanuele, la social TV della Libreria Bocca, il salotto di Bocca in Galleria, una manifestazione patrocinata dal Comune di Milano. Sono qui in compagnia con Victor Rafael Veronesi. Ciao Victor, grazie. Ciao, Giulio, per aver accettato l'invito. Allora, brevemente di te, tu sei italo-spagnolo? Sì. Giusto? Hai studiato qui a Milano, ti sei laureato in storia dell'arte, hai fatto la tesi in museologia su Giuseppe Longhi con Maria Teresa Fiorio, che tra l'altro era partecipe in questa iniziativa e su questo tavolo in galleria qualche settimana fa. Oggi tu ci vuoi parlare di una scoperta che hai fatto da studioso quale sei del fondatore dell'ACI Club Milan, che tra l'altro oggi festeggia i 121 anni sì, dalla fondazione. E tra l'altro questo socio in particolare, che alcuni, se voi andate su Wikipedia, non lo troverete col suo vero nome, perché purtroppo fino ad ora nessuno sapeva esattamente come si chiamasse, o almeno tranne i coevi, le persone che lo conoscevano quando era in vita. Lui si era perso praticamente tutto. Parliamo di Enrico Edoardo St. John Milmay. Praticamente questa figura viene nominata all'interno di uno dei primi articoli del Corriere della Sera che parlano del Milan Club, articoli pubblicati sulla Gazzetta del 31 dicembre del 1901. Si descrive Kilpin e altri che si trovavano a giocare alla stazione centrale, perché la stazione centrale è stato almeno il campo del Trotter, più specificatamente primo campo del Milan, o dove si trovano i giocatori del Milan. Fra questi si parla di vecchie glorie calcistiche, anzi vecchie volpi, traducendo un termine molto anglosassone, e fra le nuove leve, fra i giocatori delle nuove leve, si nomina questo Milmay. Milmay, uno dice, ha un nome inglese, infatti su Wikipedia è citato come Paulet Milmay St. John, perché c'era un altro Milmay St. John che era, ma era un giocatore di cricket, sempre della stessa famiglia, perché parliamo di una famiglia nobile baronettale, una famiglia al cui titolo viene consegnato nel 1677 a un personaggio, un membro del Parlamento inglese. E uno dice, ma come si arriva in Italia? La famiglia Milmay arriva in Italia nel 1817, perché purtroppo un membro di questa famiglia, che era anche vicino a un club, il famoso club di Dandy, nominato così da Byron, dove c'era Bob Rummel e anche il re stesso, re Giorgio allora, che era, non era ancora re, ma era duca, e anzi, pardon, principe di Galles. Comunque muore da favola, perché arriva in Italia, perché c'è un caso di una tresca familiare, ovvero lui era rimasto da poco vedovo della moglie Charlotte, si risposa, anzi non è che non si risposa, ha una relazione con la sorella, viene scoperto dal marito e fugge con lei in Europa. Fugge, varie vicissitudini, vanno a Napoli, hanno il primo figlio, ottengono il divorzio per allora 150.000 sterline di risarcimento, è stata una delle più grandi spese di allora, e si arriva a Milano e qui la famiglia si stabilisce. Si stabilisce, ci sono tre generazioni di Milmay che arrivano e lavorano qua a Milano, sono molto attive e centrali all'interno della comunità protestante, la comunità anche quella imprenditoriale milanese, e lui nasce qua a Milano esattamente il 19 luglio, anzi però viene registrato il 21 luglio, nasce il 17 luglio del 1878. È capitato anche mio suocero, nascere un giorno e essere registrato un altro, capitava comunque, spesso. Lui, cos'è particolare? Non è anglosassone, anche se la sua cultura è perfettamente familiare anglosassone, anzi ti dirò di più, aveva uno zio che era austriaco, che era un famoso ingegnere elettronico che ha avuto una cattedra a Birmingham, quindi parlava inglese, francese, tedesco e allora italiano. L'italiano lo impara benissimo, anzi perfettamente italiano, al punto che lui studia al Parini, studia e ha dei compagni di scuola come Massimo Bontempelli e addirittura un altro compagno è Emilio Moneta, che è il figlio di Ernesto Teodoro Moneta, che è stato il primo Nobel italiano per la pace e l'unico
tra l'altro, nel 1907. E tra l'altro tu questa ricerca su Milman l'hai fatta perché hai fatto uno stage? Io fortunatamente, allora, di lui mi sono interessato perché avevo lavorato al Milan fra il 2013 e il 2014 in uno stage di 6 mesi con l'Università del Sud di Milano. Era uno stage col ruolo di archivista, ho dato una mano a risistemare, perché ripeto, sono uno storico perché dell'arte. Perché hanno fatto un museo, hanno creato una fondazione. Dovevano creare il museo e mi ero proposto loro perché avevo aiutato già la fondazione calcistica inglese a trovare dei fondatori per un evento che loro avevano fatto. L'ho fatto volontariamente e hanno visto che avevo queste capacità e allora ero stato chiamato a dargli una mano, ma di questo Milman allora non ero riuscito a trovare nulla. A darmi una mano, a scoprire qualcosa in più, a interessarmi di lui, è stato questo libro, di cui esistono al mondo, almeno al momento si sono certi 6 copie, qua ne abbiamo 2, in cui c'era questo autografo, anche lì non si capiva perché veniva detto Harry, tipo Harry Potter e così via. In realtà, lavorando, andando scavando a fondo, si trova che questo Milman, oltre a essere quello che ha detto uno studente del Parini, dopo che si diploma, lui inizia praticamente a lavorare sia come giornalista e diventerà una firma importante anche della Domenica del Corriere. Diventerà una firma della Domenica del Corriere al punto che addirittura lui curerà degli articoli di scienza, scientifici, avendo anche lo zio che era ingegnere. In che anni più o meno? Allora, gli articoli lui inizia a scriverli fra il 1897 e il 1904. E il suo articolo più importante in assoluto, che è del 6 aprile del 1902, è questa bellissima intervista che lui fa direttamente a Thomas Alva Edison, che lui va praticamente in Inghilterra, poi da lì va a New York e in dicembre va a trovare Thomas Alva Edison e lo intervista per il Corriere. E l'intervista è molto particolare perché aveva l'appuntamento, c'è stata una delle più grandi nevicate mai presenti negli Stati Uniti, se la becca tutta la nevicata, deve arrivare là a intervistare Edison, dico non c'è, dice come non c'è? No, è dal dentista, no è qui dal dentista perché c'è il tavolo da dentista nella casa, nello studio nuovo di Edison. E dice ma come posso intervistarlo che è andato dal dentista? Sì, intervisti dopo. Ed Edison poi lì ha un'intervista con lui, una conversazione molto interessante. La Domenica del Corriere, decenni dopo, mio nonno ha curato diverse copertine, diversi romanzi illustrati all'interno, ma decenni dopo. Lui aveva fatto addirittura pagare le fotografie per l'intervista, che l'intervista era pubblicata ad aprile, perché ci sarà anche un ritardo, perché il piroscafo su cui viaggiava la corrispondenza romperà le eliche. Lui, va bene, studia al Parini, studia legge a Pavia, e a Pavia, mentre studia legge, cosa decide di fare? Decide di tradurre il Ben-Hur nelle migliori traduzioni italiane, anche se è stato tradotto inizialmente nel 1895 da un certo Alfonso Maria Galera. In realtà la prima traduzione senza censure, che all'epoca veniva considerata come qualcosa di intollerabile, perché anche già il Ben-Hur era intollerabile, la fanno lui, che è protestante, e un ebreo, tra l'altro, che era un suo compagno di università, che era Gastone Cavalieri. Ok. Quindi intraprende la professione legale e mantiene una particolarità, che era una passione che gli era stata insegnata da un suo insegnante del Parini, che arriva al Parini nel 1888 perché è aiutato da un suo professore universitario, che era un tale Giosuè Carducci. E grazie ad Alfonso Panzini, che questo è il nome del docente, lui inizia a poetare. Poeta, fa pubblicare sul Corriere della Sera delle poesie, le fa pubblicare sul Corriere, e poi nel 1903, dopo aver avuto anche un carteggio con Carducci, che aveva avuto già un carteggio con sua sorella, decide di far uscire una raccolta di poesie, rime e leggende, il cui incipit è molto bello perché riprende un passaggio di Gladstone in cui dice e fa capire che lui è mezzo italiano e mezzo inglese, ogni inglese ha 2 patrie, la vecchia Inghilterra e la giovine Italia. No, è affascinante questa Ma la cosa più affascinante è che, vabbè, lui avrà una vita anche di poeta che continuerà dopo negli anni, quando sarà un professionista, perché si affermerà come professionista tantissimo a Milano. Nel 1906, come avvocato, arriverà a occuparsi di una causa importantissima sui diritti d'autore nella riproduzione.
perché sarà l'avvocato che difenderà la Gramophone Society, che produceva dei dischi, contro la ricorda lui, rappresentava la ditta inglese, anzi, perdono, americana. Arriva poi, si afferma, il Milan non lo perde mai di vista, perché il Milan risulta sempre iscritto, risulta iscritto anche al Circo Filologico Milanese, risulta iscritto alla Croce Rossa Italiana, e soprattutto, una cosa molto importante, lui fonderà, e sarà una cosa che gli darà moltissima importanza, la Lega Anglo-Italiana, e anche un'associazione che farà produrre queste due cartoline fra il 1917 e il 1919. Queste le produrrà in regalo da Ricordi, che è il posto di ristoro per le truppe alleate alla stazione del Musocco, che non c'è più, perché non c'è più nemmeno la vecchia stazione del Musocco, però possiamo vedere in un filmato degli annali della guerra francese sul sito internet dell'Imperial War Museum, si trova segnato anche quello male, si vede un filmato del 17 dove ci sono le truppe francesi che ricevono queste cartoline da bere, da mangiare, assistenza, perché lui era molto attivo, anche quello che stiamo vedendo in questo periodo di pandemia, tantissimo, la beneficenza, le raccolte, partecipa da bambino a una raccolta contro per aiutare le vittime del terremoto in Ischia, ne partecipa un'altra nel 1905 per aiutare i terremotati della Calabria. È un personaggio incredibile, perché come avvocato, come detto, aveva partecipato anche a questo gruppo di poeti che si trova qua all'Albergo Commercio di Milano, dove c'erano quattro ministri. Io al giorno d'oggi non penserebbe mai di vedere ministri laureati, ministri che poetano, ministri che si trovano a bere, a mangiare, a parlare di poesia, di cultura classica, a viaggiare, a vedere monumenti, ma allora capitava negli anni 20. Anni tristissimi, perché sono anche gli anni in cui si afferma il fascismo, purtroppo. Lui aderisce al fascismo nel 21, si tessera, riceverà anche, perché era l'avvocato della Camera di Commercio britannica ed è stato anche suo papà uno dei fondatori, come alcuni fondatori del Milan, che è stata una scoperta fatta l'anno scorso, che nel 1904 nasce la British Chambers of Commerce, e fra i nostri fondatori c'erano anche dei fondatori e dei membri del Milan. Suo padre ne era uno, lui diventa l'avvocato della British Chamber of Commerce, è attivissimo come avvocato anche nel 1906 quando ci sarà l'Expo di Milano. E lui cosa succede? Succede che quando arriva il periodo della guerra, già diciamo un po' avanti con gli anni, la professione la lascia un po', è costretto purtroppo per le leggi di guerra a abbandonare l'Italia, gli vengono requisite tutte le sue proprietà, la sua casa inoltre verrà bombardata nel 43 e quindi avremo perso tantissima storia, perché ho trovato, venendo a contatto tra l'altro con uno dei nipoti, perché ho trovato anche un nipote in Inghilterra, un nipote dello zio, che era quell'ingegnere che ho nominato prima, che era Ginsberg Kapp, e parlando con questo nipote è venuto fuori che è rimasto un diario del 39-40, degli ultimi mesi che passa con l'Italia, mesi durissimi, perché vede gli amici che ebrei che purtroppo vengono cacciati dai loro ruoli, dalle loro professioni, non possono più esercitare o vengono messi in un altro elenco. Si sentono dei divieti assurdi, ad esempio non si poteva bere il caffè perché il caffè veniva considerato una bevanda straniera, allora chi non era fascista non beveva il caffè, quindi c'era pure il paura di bere il caffè e di si prevede di bere il latte. Ma la domanda nasce spontanea, ma tu sei riuscito a raccogliere tutta questa ricerca, questa conoscenza su questo personaggio particolare anche in un'edizione, sei riuscito a condividere queste informazioni? Allora siamo riusciti, ahimè, l'anno scorso che si voleva fare qualcosa di più, perché era il 120° del Milan, il desiderio era cercare di esporre le poche memorie che eravamo riusciti a ritrovare del Milan in una pubblicazione, in una storia più concisa, ristampare magari le poesie e tutte le sue pubblicazioni. Non è stato possibile farlo, ma si è riusciti almeno a stampare un articolo sull'Eco di Bergamo che raccontava anche dell'amicizia particolare che c'era fra Bortolo Belotti, che era un ministro di allora ed era un membro di questi club di letterati, dove si vede fra virgolette che c'era anche una fitta corrispondenza fra questi due colleghi, amici, e tra l'altro si nota anche che Milme aveva una villa, tra l'altro mi sono dimenticato di dire, a Gardole,
San Vincenzo di Gardore sul il lago quello di Garda, e lui aveva, diciamo, una inimicizia per un vicino di casa abbastanza famoso, che era anche lui un poeta, ovvero D'Annunzio. E lui lo critica in due lettere, e in un certo punto dice: "Bah, guarda, c'è D'Annunzio che ha fatto scrivere una lapide che parla di San Rocco ed un cane. Si vede che non vuole bene né alla leggenda di San Rocco né al cane, perché per farci stare una rima, a un certo punto dice che il cane mangia il cuore a San Rocco, che non è vero, cioè non esiste. Io non lo dico troppo forte perché ho paura che mi spari dalla sua prua del Vittoriale, no? Non Però, arriverebbe fino a Milano. comunque, la cosa triste è che purtroppo di Milmay, che nel 1909, è questo che dico, lui è uno, risulta, e lo sappiamo, che è uno dei fondatori del Milan, anche se non è citato qua dentro. 6 gennaio, ristorante La Ferrata di Milano, ci fu una cena sociale del Milan. Il Milan allora, già dopo il 1909, si era scisso, perché nel 1908 all'orologio qua vicino nasceva l'Inter Club. Cosa succede? Succede che lui si alza a tavola, prende i suoi diari e racconta la storia del Milan Club. Quindi, se si cercano delle notizie del Milan, purtroppo del suo passato storico, non le abbiamo. Magari si è conservato negli anni qualche ricordo, come c'erano gli avvocati che avevano, parliamo di Prisco che si ricordava di questa particolare fondazione del Milan, non fatta solo all'Hotel Gardu Nord, ma di un iter più lungo. Comunque questa storia non sarà possibile forse raccontarla, magari fra qualche anno spunteranno fuori, conservati da chi o da qualche parte, come è successo allo Statuto del Milan, di cui qua c'è una copia che è stata fatta ristampare qualche anno fa. Ma la cosa più triste è che lui muore lontano dalla sua seconda casa, dall'Italia, si spegne il 4 dicembre, cioè c'è quasi la ricorrenza della sua morte, del 1944 in una casa in Abbey Road, una strada che diventerà celebre per tutti noi in Italia per una fotografia dei Beatles che attraversano quella via lì. Victor, questa tua ricerca quanto tempo è durata e sta continuando? Allora, Ora questa dici. ricerca qua su Milmay in realtà è tutta conclusa perché non c'è più niente da appurare, nel senso che la famiglia è stata ricostruita addirittura la sua storia, ripeto, dal 1677 fino ad arrivare alla sua morte, a trovare dei parenti e quindi delle persone che potessero darci informazioni di più, e non si sono trovate. Magari in qualche archivio potrà trovare qualche documento, ma adesso questa ricerca sarebbe impossibile, perché stiamo parlando in questi incontri di futuro, di cercare di comunicare o di fare qualcosa. La situazione odierna con gli archivi, le biblioteche, teoricamente riaperte dal 4 dicembre, ma non più funzionanti, rendono impossibile la ricerca di qualsiasi tipo, culturale, sportiva. E i musei sportivi, tipo oggi ho portato queste cose perché le ho raccolte, ma il desiderio è sempre quello di esporre il museo di Casa Milan, come di raccontare queste storie ai tifosi, perché non sono solo storie di calcio, di gioco, ma sono storie di uomini che hanno fatto uno sport che è importantissimo per questo paese. Lo sport che fa girare molta economia, molto commercio, e è una storia che è stata anche curata l'anno scorso dalla Schirà, che ha fatto pubblicare a cura di Carlo Sì, Mira, Pellegatti, sì. adesso non mi ricordo l'altro autore, non mi ammazzerà, spero. Comunque è No, un non ti giornalista anche del preoccupare. giornale ed è un giornalista sportivo molto bravo anche di motori. Comunque questo libro, un formato atlantico, ce l'ho, non l'ho portato, tutti lo No, io dovrebbero l'ho avere. venduto, non ce l'ho E vuol adesso, me dire lo che se posso tu l'hai venuto, ordinare, vuol dire che è tranquillo. un ottimo libro. C'è, viene citato Milmay, non in maniera così diffusa, vengono citati tutte le vittorie di questo club fino ad arrivare alla stagione scorsa. Quest'anno il Milan, oggi che è il 16 dicembre, festeggiamo 121 anni, oggi gioca al Milan, credo forse col Genoa, se non dico una castroneria, quindi partita anche storica. Vedremo cosa succederà. Ma è bello che in galleria, dove a volte il Milan veniva perché andava da Campari, sappiamo che andava da Campari con i suoi amici dal Diario del 39,
si festeggia, grazie alla bocca in qualche modo l'abbiamo No, risuscitato. grazie a te, perché io e il calcio siamo proprio su due pianeti E questo fa completamente capire diversi. anche come il calcio e lo sport è una forma di associazionismo importante, è una forma di cultura importante. Altra cosa che mi ero dimenticato, Mimera è uno scacchista, tra l'altro, che lui dice, ah, scacchi, calcio, giocava a tennis, ebbe un processo anche per quel motivo lì. Cioè, nella vita noi pratichiamo tanti sport, adesso se la prendono anche con i runner, ma è una cosa stupenda, perché lo sport ti aiuta a capire il mondo, a conoscere le regole del mondo, a rapportarsi con gli altri e a conoscere anche te stesso. No, Victor, mi fa piacere perché all'interno della social TV del Salotto di Bocca in galleria tu sei riuscito a far entrare anche la questione sportiva e quindi il E calcio. Io ne chiuderei. approfitto per salutare due miei amici che ci seguono sempre, Nicola e Aldo, che sicuramente ci seguiranno. Vi saluto, non faccio i cognomi, ma è una coppia mitica, Io leggendaria. chiuderei con la poesia del Ma come no, Milley, certo, che è chiudiamo con la una bolla di poesia. sapone. Vai. Era pur bella e splendida nel roseo suo colore, quando scoppiò negli occhi gli lasciommi un pizzicore. Tali le illusioni dolci di giovinezza che poi svanendo lasciano un fondo di amarezza. Guarda, veramente io sono affascinato da questa tua curiosità che ti ha spinto in questa ricerca. Tu hai un'impronta molto storica, storico Sì. dell'arte, perché solo gli storici dell'arte fanno questo lavoro certosino di andare negli Che archivi. tra l'altro un lavoro certosino che paradossalmente, scusa se me lo concedi, o anche il fatto di avere una visione di insieme, perché quello che ti dà la storia dell'arte quando la studi è avere una visione interdisciplinare. Purtroppo adesso questa cosa non viene valutata perché dal 2019 c'è un sistema, io non sono riconosciuto come professionista dei beni culturali, ti sembra una cosa assurda, ma lo è, perché hanno scelto di catalogare i professionisti in modalità per cui, ad esempio, gli ambiti sono così restringenti che se tu hai speso del tempo in un museo sportivo non viene considerato. Però guarda, io sprono ed esorto la tua caparbietà nell'essere un ricercatore invece a continuare in questa ricerca e a stampare un libro. Perché poi ricordati, la società non si piega verso di te, ma tu pieghi la società verso di te. E quindi con il volere e la costanza. Basta guardare anche l'esempio di questa social TV, iniziata in sordina, adesso è un tripudio di incontri e di eventi. Quindi, continua perché la perseveranza dà risultati, c'è speranza. Quindi devi raccogliere questa tua ricerca, visto che ci hai dedicato molto tempo e passione, in qualcosa che è più facilmente fruibile verso il prossimo ed è un'edizione, una pubblicazione, anche una tesi di laurea. Non c'è Vabbè, bisogno di. la tesi c'è No, già. la tesi lo so che c'è, no, dico come struttura, non deve per forza essere un libro editoriale. No, Poi no, dopo vabbè, ci ma la sono. cosa più bella è Raccogliere il queste capire, no, informazioni. ma la cosa più bella è capire che cioè, lo sport viene sempre guardato con pregiudizio al giorno d'oggi, anche gli sportivi del giorno d'oggi vengono guardati come pregiudizio. Ci sono sportivi che sono laureati, ci sono sportivi che sono stati pittori e scultori. Tipografi, perché se abbiamo le arti grafiche Amilcare Pizzi, perché c'era un giocatore del Milan che nel 14 prese il suo salario e decise di aprire una tipografia. Caro Victor, hai un progetto per il 2021, puoi raccoglierlo in un'edizione, quindi tranquillo, ti auguro comunque bellissimo, molto Quello che interessante, ci guarda. auguriamo che allora, prima di tutto, che questa pandemia finisca in fretta. E che a breve la cultura possa tornare ad essere più viva, gli spazi culturali, i musei, le gallerie, le pinacoteche, i teatri, i cinema, riuscire a ritrovarsi in sicurezza, ma riuscire a farlo. Perché anche, ripeto, questa ricerca è stata possibile perché c'erano ancora aperti gli archivi e le biblioteche. E adesso un grave problema che stanno vivendo Bisogna tutti i avere un po' di ragazzi, pazienza, riapriranno. Guarda, adesso sono chiusi anche i speriamo. musei, quindi voglio dire, riaprirà tutto. In bocca al lupo, grazie Grazie Victor. a te.